la sua decisione di votare no alla fiducia di Draghi? Sì, intanto non è una mia decisione personale, io sono oltre che parlamentare anche segretario di un partito che ha votato al 90% di votare no, quindi il mio è anche un gesto di rispetto per la comunità politica che mi ha mandato in Parlamento. La nostra è una decisione politica, votiamo no per due ragioni fondamentali: la prima è per come siamo arrivati qui, il governo Conte non è caduto per un incidente della storia, è stato assassinato politicamente a freddo per impedire che quella maggioranza e quel governo gestisse il recovery plan, e poi per la composizione di questo governo. Un governo in cui c'è tutto e il contrario di tutto non è un buon governo, non è una buona idea, e l'unità in questo caso non è un segno di responsabilità ma è un segno di irresponsabilità. La politica è prendere parte e lo vedremo molto presto. Eppure molti dei suoi dei parlamentari che militano insieme a lei voteranno questa fiducia. Esprimete anche un ministro, che è un ministro importante, che è il ministro Speranza. Sì, molti voteranno, la maggioranza del gruppo voterà la fiducia, io rispetto questa scelta, credo che il nemico non vada cercato tra chi ti è più vicino, l'avversario per quello che mi riguarda resta la destra, la considero una scelta sbagliata ma la rispetto.